Teatro Leo De Bernardini, Stivalo della Lucania, mi trovo qui in occasione dell'incontro e della visita del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, con tutti gli amministratori locali. A 160.000 persone. Per le questioni che riguardano Cilento, ma anche in generale il nostro territorio. Il sindaco ha ricordato che siamo di fronte a un processo di spopolamento delle aree interne. Uno degli obiettivi strategici che ci siamo dati come regione è esattamente questo: bloccare le emorragie. I sindaci ci avevano chiesto da 10 giorni di procrastinare l'inizio dell'anno scolastico perché non ce la fanno a fare i lavori di sanificazione e di messa in sicurezza. Mi pare che la situazione sia tale da non consentirci di aprire in condizioni di sicurezza il 14. Quindi andiamo a dopo le elezioni e ci andiamo soprattutto per un motivo, perché abbiamo bisogno di altro tempo per fare i tamponi e i test sierologici a tutto il personale scolastico. Io non mi sento di aprire se non abbiamo fatto a tutti i 160.000 dipendenti, docenti e non docenti, i test sierologici e i tamponi. Non possiamo mettere le famiglie in condizione di mandare i ragazzi a scuola senza sapere se il personale scolastico è contagiato o meno. Abbiamo deciso per questo di mettere in campo un piano straordinario di 3 mesi, utilizzando tutti i laboratori disponibili, anche i laboratori privati, per avere tempi rapidi per fare i tamponi. Oggi abbiamo tempi troppo lunghi, non va bene, dobbiamo avere tempi per avere risultati da 6 ore a 24 ore, non di più. Per questo abbiamo bisogno di mobilitare tutti i laboratori che abbiamo nei nostri territori. Deciso, pur non essendo nostra competenza, di dare un contributo di 3.000 euro ai dirigenti scolastici perché acquistino i termoscanner per misurare la temperatura alle ragazze e ai ragazzi quando vanno a scuola. L'idea è semplice, impegniamo anche il comparto del trasporto privato. Ci sono decine di società che hanno autobus a disposizione, che organizzano magari gite scolastiche che oggi non si fanno. Dobbiamo avere alcune centinaia di pullman in più per garantire la tranquillità del trasporto scolastico. Abbiamo affrontato questa mattina il problema della metanizzazione. Questo è uno degli esempi classici della demenzialità che abbiamo nell'Italia e nei ministeri di questo governo. Abbiamo soldi stanziati. La Regione Campania ha stanziato nel 2016 altri 50 milioni di euro a favore dei comuni e degli investitori privati. A gennaio altri 20 milioni di euro. Tutta la procedura si blocca perché il Ministero dello Sviluppo non manda i propri rappresentanti, non decide, formalmente l'ammissione a contributo dei comuni, ma veramente in queste condizioni l'Italia se ne va a fondo. Ho spiegato agli amministratori che da un minuto dopo la campagna elettorale andiamo direttamente a Roma per svegliare questi che dormono e in ogni caso, se anche non dovessero avere più le risorse, ho assunto l'impegno a completare con il programma europeo 2021-27, mancano ormai 3 mesi, come Regione Campania, completare il programma di metanizzazione di tutta l'area cilentana. È impensabile pensare allo sviluppo senza avere le infrastrutture di base. Metanizzazione, banda larga, viabilità di grande livello. Abbiamo riconfermato ovviamente l'impegno a fare la strada del Parco e il collegamento Agropoli-Autostrada all'altezza di Eboli Campagna, risistemazione dei porti, ma già i lavori sono in corso in tutta l'area cilentana, abbiamo investito quasi 80 milioni di euro e soprattutto, non lo dimenticate, l'aeroporto di Salerno-Pontecagnano, che sarà un'infrastruttura decisiva per il turismo del Cilento, oltre che di tutta la provincia di Salerno. Quello è uno degli elementi che determinano una svolta e un salto di qualità straordinario nell'organizzazione turistica. Poter fare arrivare i voli charter a mezz'ora da questo territorio significa davvero determinare la svolta definitiva per l'economia turistica. La visita all'ospedale è rinviata per evitare strumentalizzazioni. Ero venuto qui anche perché abbiamo avuto una realizzazione di eccellenza nazionale, l'ospedale di Vallo della Lucania. Vallo è l'ospedale che ha avuto l'autorizzazione ad essere nella rete per la
procreazione medicalmente assistita anche eterologa, quindi è stato riconosciuto che è un ospedale di eccellenza e diventa uno dei due punti di riferimento in tutta la regione Campania.